Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in via Oberdan, più o meno all'altezza di via Minniti, e vogliamo farvi vedere un altro scempio. Guardate il manto stradale come è ridotto, sembra davvero un abito di Arlecchino, perché è tutto rappezzato tra lavori eseguiti e bitumati e asfaltati alla meglio, tra vari sprofondamenti. Ecco, guardate il mio piede e già si vede il dislivello che c'è tra questo tratto e questo, ma il dislivello continua. Guardate qui, altra interruzione e altro rappezzo, perché non si saprà mai quando e se i lavori verranno completati e il manto stradale diventerà uniforme. Guardate qui, dicevamo, questo dislivello, guardate qui e vedete anche qui, basta dare uno sguardo per lungo e vedete proprio come la strada sembra quasi un puzzle, un mosaico di tanti pezzetti giustapposti l'uno all'altro, senza considerare poi che si rischia di cadere, perché vedete qui c'è proprio un avvallamento, vedete, si sprofonda. Pensate un po' alle persone anziane, alle mamme con i carrozzini, pensate ai disabili. Guardate, è un qualcosa di penoso, sembra, non so, di essere in una di quelle città del terzo mondo, in Albania, ma già l'Albania so che si sta evolvendo, soprattutto la capitale Tirana, e vedete lì una buca che non viene colmata da parecchio, eppure quando sono stati fatti i lavori non è che ci volesse molto a dare così uno sputo, passatemi questa espressione, di catrame per colmare. Insomma, ecco, ci dice un giovane che sono anni e anni, questa è la realtà. E allora, povera via Oberdan, il nuovo tappeto di Arlecchino di Taranto.